Macino Selvaggio. Idromassaggio. Ciao a tutti, benvenuti alla quarta puntata di Mancino Selvaggio. Oggi abbiamo Sara, nome di fantasia. Per mantenere l'anonimato, che è richiesto, sentirete da qui in poi le voci leggermente modificate, non siamo dei robot, tranquilli. E Sara ci parlerà del suo percorso, sia universitario che prima, e le difficoltà che ha incontrato durante il percorso. Sì, io all'inizio facevo le scuole superiori a Macerata, che era economia aziendale, professionale, e diciamo che la cosa che più mi piaceva era la matematica. E poi, finite le superiori, io diciamo che mi sono sentito un attimo caduta tra le nuvole, perché pensavo che le superiori era, cioè, in quel momento, in quella fase della mia vita, pensavo che c'era solo le superiori. Poi quando è finita non ci credevo neanche, dovevo ricominciare da capo, quindi non sapevo se continuare oppure no. Economia, spoiler, non mi piaceva. Poi alla fine ho detto: seguiamo quello che più mi interessa. All'inizio ho provato anche con altre cose, tipo recitazione, ballo, per sciogliermi un po' di più, dato che di solito alle superiori ero abbastanza molto timida. E quindi ho detto: a casa invece mi sento estroversa, mi sento che mi piace ballare, cantare, allora facciamo quello. Però purtroppo economicamente non potevo, e allora ho scelto un'altra cosa e ho detto: la cosa più vicina è la matematica, quindi volevo fare matematica all'inizio. Poi sono andata all'open day di matematica, ma mi sono buttata direttamente all'informatica, e mi è piaciuto subito perché ho conosciuto professoresse, studentesse che mi hanno fatto cambiare idea, e niente, ho detto: non mi vedo tra qui a 3 anni che faccio matematica, ma quindi ho detto: facciamo informatica per provare, non lo so, forse mi piace. Che cosa ti è piaciuto degli open day che hanno proposto ad l'Unicam? Cioè, che cosa ti ha effettivamente detto: ok, voglio provare a buttarmi in questa cosa che per me è nuova? È stato, secondo me, anche molto semplice, ma che alle scuole superiori all'open day non si trovano, che praticamente sono state le ragazze a stimolarmi che c'è possibilità anche per le ragazze in informatica. E okay, quindi ho vista una ragazza che faceva la magistrale e la professoressa che si presentava insieme a un altro prof, e quindi è stato soprattutto quello. Poi i corsi di scelta, ho detto: proviamoci, c'è la matematica, quindi qualcosa che mi piace sicuramente c'era. Esatto. Poi sì, è bello il fatto che per un corso il quale si immagina prettamente maschile, cioè informatica, e ti ritrovi gli open day pieno di donne, manco fosse il corso di infermieristica. In quel periodo ce ne sono state poche, ma ho visto le ultime open day e hanno messo tante altre ragazze, tante, a differenza del mio open day di tanti anni fa. Poi in ambiente universitario, effettivamente, una volta entrata, come ti sei trovata? Cioè, hai trovato quel mondo pieno di femmine, di donne che ti aspettavi, oppure... No, in realtà ho visto, la maggior parte erano ragazzi, ma c'erano anche le ragazze, ma poche, però si facevano vedere, cioè li vedevo. E poi niente, alla fine ho detto che ho iniziato a parlare con un professore, ho fatto amicizia con questo professore, lui mi ha detto: buttati, che l'università deve essere affrontata con gruppi di amici. E diciamo che il caso ha voluto che un ragazzo mi dicesse: ma vuoi unirti a questo gruppo studio? E io ho detto, ho ascoltato la vocina del professore che ce l'avevo ancora nella testa, e ho detto: va bene, mi butto. E quindi niente, adesso ho fatto sto gruppo di amici, solo che a parte questo gruppo di amici avevo incontrato anche altri che all'inizio pensavo che erano persone simpatiche. Però dopo un po', cioè, nel senso che io, venendo dalle superiori, che stavo sempre a casa, all'università da sola, senza i genitori che ti controllavano, tu potevi essere libera, ma libera la devi gestire tu, devi controllare tu te stessa. Quindi nessuno che ti dice no, nessuno che ti dice sì. Diciamo,
in quel momento della fase universitario ti fa capire veramente che la tua vita è nelle tue mani. Vero, esatto, ti trovi per la prima volta da sola, buttata lì in una casa magari con altre coinquiline, poi ti devi gestire da lì da sola, hai campo libero, foglio bianco e per la prima volta effettivamente puoi essere chi vuoi essere. Esatto, e quindi anche incontrare i primi amici, all'inizio volevo soltanto un gruppo studio, poi alla fine mi sono incontrata anche un gruppo di ragazze che non erano informatiche, fisica, gastronomia, e poi niente, ho iniziato sempre ad allargarmi un po' di più. Al primo anno l'ho passato sempre a studiare, il secondo anno poi mi ero stufata sempre di studiare, mi sono lasciata trasportare dalla sociabilità delle persone, e quindi lì però ho capito anche che ero una persona molto sensibile, perché ho iniziato a incontrare amici, diciamo amici in quel periodo, adesso non più, perché all'inizio pensavamo che erano simpatici e loro facevano informatica, però erano ragazzi. E tra una battuta e un'altra loro si insultavano sempre, erano molto giocheroloni pesante, e io stavo lì l'unica ragazza, e loro di solito non hanno mai approcciato, cioè si vedeva che non hanno mai approcciato con le ragazze, e quindi mi trattavano come un ragazzo, solo che mi facevano sentire male, e io all'inizio pensavo che ero io quella sbagliata. Tu pensa. Esatto. Un mondo che... Il mondo informatico rigetta la femminilità proprio. Esatto, perché non conoscevano sto mondo delle femmine, no? Come si tratta una ragazza. Quindi niente, alla fine... Cioè, pensavo che ero io il problema, poi però ho continuato perché loro facevano appunto informatica e io volevo far parte di informatica. E non soltanto anche studiando, ma trovando gli amici. E in quel... Io andavo sempre al polo, di solito le ragazze le vedevo, ma erano o grandi oppure non c'erano. E quindi mi sono trovata loro, perché da una cosa del gruppo studio ho conosciuto questi altri ragazzi di informatica. E non, diciamo, io non li volevo lasciare, non volevo riconoscere che ero io a dare, io dovevo dare dei limiti a loro, no? E quindi alla fine ho detto che, cioè, ho continuato a stare con loro, ho continuato a far pace, a litigare. Poi però una volta, cioè, non sempre si può scherzare né insultare, non sempre puoi sentire voglia di scherzare sempre, e loro continuavano a farlo, e una volta è successo che mi hanno fatto sentire talmente stupida, ma loro dicevano che era solo per scherzo, ma da quel momento in poi no, mi sono scollegata da questo gruppo e ho continuato con altri che loro si vedevano che ci tenevano alla mia amicizia, anche se potevano dire qualche scherzo di troppo, però quando vedevano che me la prendevo si scusavano subito, cioè nel senso che non tutti possiamo avere la stessa ironia e poi non tutti abbiamo la stessa sensibilità, quindi è questo. Ma questo gruppo mi ha insegnato, il mio vecchio gruppo mi ha insegnato che la sensibilità comunque è una cosa bella, però devi riconoscerla e accettarla. Che poi la domanda che mi chiedo io è effettivamente quanto poi nel mondo lavorativo anche tutt'oggi questa cosa influisce, cioè quanto le donne siano messe al secondo piano effettivamente da gruppi, parliamo sempre di gruppi ristretti, non è che tutti gli uomini ovviamente ci trattano come inferiori, però c'è sempre il modo di vedere della donna in ambito lavorativo. Tu ovviamente hai parlato della tua esperienza universitaria, effettivamente queste persone, questo gruppo ristretto di persone deve capire che ci sono dei limiti da rispettare. Tu stai facendo informatica, benissimo, sei una donna che fa informatica, non è il fatto che fa informatica che decide quale genere tu debba appartenere. Tu hai la tua femminilità, le tue caratteristiche, sensibilità come donna, e giustamente loro devono rispettare come tali, cioè siete studenti alla pari. Un studente di informatica A e studente di informatica B. Esatto. Poi vabbè, dopo io ho detto che ero uscita fuori e qui mi sentivo da sola e cercavo più gruppi possibili. Dopo che ho incontrato un gruppo, volevo andare a un altro gruppo, e non sempre si trova le persone buone e carine che ti vogliono bene. All'inizio sembra, poi
però quando arrivano le tue insicurezze, sono proprio le insicurezze a farti capire quali sono i veri amici. Certo. Quindi se li rispettano, sono quelli, altrimenti è meglio tagliare la corda e andarsene per un'altra strada. Certo, che poi l'università è veramente un grandissimo banco di prova sulle relazioni umane, perché prima eravamo magari poche persone in aula, in classe, mm-hmm. e quindi non avevi quel raggio di possibilità di incontrare tantissime persone molto diverse fra loro, con storie completamente diverse. Quindi sì, effettivamente l'università noi la guardiamo spesso come solo studio, mm-hmm. e esami, ma in realtà è un banco di prova, di emozioni e di conoscenze grandissimo, grandissimo. E ovviamente chi inizia dalle superiori con un approccio timido, nel senso un approccio abbastanza chiuso, con poche persone ristrette, si ritrova da solo ad affrontarne diverse. È ovvio che alcune possono andare molto bene, altre però ti possono anche giustamente deludere. Poi è qui che inizi a crescere. Certo. A scoprire te stessa, e l'università mi sta insegnando questo. Perché poi in un periodo della mia fase stavo anche male e non sapevo cosa volevo, non sapevo cosa mi piacesse, e quindi siccome mi sentivo da sola e a dire certi problemi non mi andava, allora sono andata dalla psicologa qui a Unicam, che era gratuito. Ho detto: non c'ho abbastanza soldi per pagarmelo. Qui era una strada, come si dice, era già una strada già fatta, e quindi ho detto prendo qui e vado dalla psicologa, che mi ha aiutato un sacco. E poi adesso ho avuto la possibilità di continuare con questa stessa psicologa, che mi sta aiutando. Ogni terapia che andiamo mi sta aiutando sempre, e poi mi ha stimolato anche a farmi capire che devo accettare una insicurezza, all'inizio di scoprire questa insicurezza, che era lo studio, perché ho sempre avuto difficoltà a imparare, ho avuto difficoltà a comprendere, a studiare, a farmi ricordare le cose. Ho sempre visto di tutto, di più, video, ho pagato una ragazza per cercare un metodo di studio insieme, però niente, alla fine la vera risposta era che avevo il DSA, una diagnosi che mi hanno scoperto di recente, perché è stata proprio questa psicologa che mi ha stimolato a provare e a vedere se in realtà ce l'avevo oppure no. E quindi è stato quello, che ancora adesso non l'accetto del tutto, perché ogni volta che ho difficoltà a capire mi faccio male da sola, cioè mi incolpo io di essere nata così, e quindi per questo continuo anche ad andare dalla psicologa, per accettare a me stessa e tutti questi problemi che all'inizio da piccola nessuno avevo, e adesso che sono grande devo affrontare le cose da sola, e quindi devo iniziare a cercare ad amarmi, e questo è il primo passo per farlo, accettarlo e lavorarci, perché come si dice, più sei costante e tutti i giorni lavori, un giorno riuscirai a realizzare i tuoi propri sogni. Quindi anche se metterò più fatica, perché ciò sta di sé, con tanta difficoltà e anche con tanto aiuto che chiederò all'università. Adesso l'università mi sta aiutando, mi sono messa in contatto con questa segreteria del DSA, e un giorno faremo sto colloquio, perché informatica mi ha fatto anche capire, anzi l'università mi ha fatto capire, che se io sono andata avanti alle superiori era perché c'è stato sempre qualcuno che mi aiutava. Qui all'università invece devi cavartela da solo, devi gestirti bene le cose da solo, devi studiarti, devi essere bravo a organizzarti. Io non ero e non lo sono tuttora bravo a organizzarmi, quindi per quello non riesco mai a studiare tutte le cose che mi ero imposta, e niente, perché appunto ho questo problema, che la psicologia non dice che è un problema avere il DSA, però è sempre una difficoltà.
E quindi niente, ogni giorno sto cercando di metabolizzare sta cosa, però il problema è che se da piccola non mi ero accettata, adesso da grande è abbastanza difficile, però ci sto provando con gli amici che mi stanno a fianco, quelli che mi sono rimasti, quelli veri, quelli che mi accettano così come sono, e così sto cercando andando avanti anche senza i miei genitori, che loro non mi hanno appoggiato mai, anzi erano quelli in contra di me quando io avevo difficoltà da bambina. E quindi per questo dico che diciamo che stavo da sola anche quando ero piccola e adesso un po' di meno, perché conosco che in realtà il problema non ero io, il problema era che mi hanno insegnato che io ero il problema. E quindi per quello consiglio molto anche la psicologa, perché ti aiuta a riconoscere e ad accettare quello che realmente sei e di poter affrontare i cambiamenti che, anche se all'inizio sembrano brutti, io all'università pensavo che era un percorso nuovo e quindi devo ricominciare tutto da capo, devo incontrare gli amici di nuovo, devo organizzarmi da sola, a quanto pare all'università dicevano che era difficile. E quindi, beh, sì, lo è, ma c'è da affrontarlo con grande coraggio e soprattutto incontrare gli amici e poter riconoscere quegli amici veri e così piano piano inizi a crescere e ti evolvi sempre di più. Prima di tutto vorrei ringraziarti per questa tua apertura e libertà nel parlare delle tue emozioni, che è stato molto bello e spero che aiuterà anche molti ragazzi in cui magari ci si rivedono. Volevo chiederti dove però hai effettivamente riscontrato difficoltà, cioè tu dici che dalla psicologa hai parlato di difficoltà nel capire, dove ti sei accorta che effettivamente l'università aveva quel salto in più di difficoltà che le superiori non aveva? Quando ti lasciano libera, no? Cioè l'università ti lasciano libera, c'hai da ottobre fino a dicembre, c'hai tutte le lezioni, quindi lì non ci sta neanche nessuna verifica, invece alle superiori c'era una verifica ogni 2 settimane e mezze, quindi io c'avevo una scadenza, io dicevo ok, quel giorno studio fino a quel tot di giorno. Invece qui all'università c'ho tutti i mesi e mesi che devo seguire le lezioni e poi anche dalla mattina fino alla sera devo arrivare fino a tardi a studiare e poi col mio problema del DSA la sera non avevo tanta energia, non avevo voglia, perché non avevo voglia perché le difficoltà del mio essere non mi aiutavano, perché io lì mi ci impegnavo, mi ci puntavo, ogni tanto per pazzia prendevo anche il caffè di notte, però niente, niente che mi potesse aiutare, quindi io dicevo beh, il giorno dopo chiedo alla professoressa, l'ho chiesto, però c'erano sempre tante altre domande che volevo e poi alla fine dicevo ok, va bene, la professoressa mi ha aiutato, vado a casa, ma comunque con altri argomenti non si collegava. Cioè, con quell'aiuto che mi dava la professoressa Non era non sufficiente, era quasi. sufficiente perché c'erano altre cose nuove, no? Perché il giorno dopo c'erano altre lezioni e io avevo le domande di quelle delle lezioni di ieri e poi avevo anche altre domande dopo che ritorno la sera, mi studio quelle nuove, ho anche altre domande e quindi sicuramente anche il problema del DSA c'è stato perché ho visto persone molto, diciamo, intelligenti secondo me che di sera ce la facevano e dicevano sì, tu devi trovare la tua propria organizzazione, ma io al primo anno non, neanche avevo fatto amicizia neanche con la mia coinquilina e diciamo che mi sentivo anche da sola perché volevo e non sapevo che era meglio invece conoscere di più la mia coinquilina e anche altri amici. Quindi è questo perché all'università dopo alla fine c'hai un po' di gennaio e febbraio che c'hai gli appelli, ma è da ottobre fino a dicembre che tu dovevi già prepararti e dovevi, diciamo che gennaio quando ci sono gli appelli è solo un ripasso, ma per me era ricominciare da capo perché non sono stata brava a trovare il mio metodo di studio per poter, diciamo, perché io l'ho studiato, l'ho imparato.
però dovevo anche imparare altre cose, quindi non c'era una scadenza. Tu c'hai tipo 3 pagine e poi fra 2 giorni te lo ripassi, cioè nessuno me lo diceva, dovevo farlo da sola. Cioè, quindi le superiori ti davano un aiuto più costante, più presente, sì, che invece l'università non ti dava, perché ti lasciava molto più libera di autogestirti. Quindi questo tuo autogestirti alla fine ti risultava come un vuoto, quindi una pagina bianca, un quasi sentirsi persa. Sì. Quindi, quali sono i tuoi, cioè le speranze che da questo momento in cui tu hai capito qual è la problematica, come speri che l'università intervenga per aiutarti? Cioè, quali sono le cose che tu effettivamente speri che l'università possa darti? Che mi possa dare i giusti strumenti che una persona di DSA soffre, e poi questo perché... Quindi strumenti intendi ad esempio appunti più magari semplificati, schemi ben precisi? Sì, perché alle superiori c'è una cosa che non vi ho detto, perché alle superiori io continuavo a avere sta DSA, il certificato del DSA. E diciamo che non l'ho scoperto all'università, ce l'avevo già, solo che la diagnosi che avevo fatto fin da piccola, diciamo che io non l'avevo detto, non l'avevo raccontato tutta la verità, e quindi per me non era vero che c'avevo il DSA. E alle superiori mi aiutavano. E quindi poi all'università, siccome alle superiori mi sentivo tanto discriminata, non soltanto con i miei genitori, ma anche per gli alunni che c'erano lì, i miei compagni che c'erano lì, mi dicevano: ah, lei che è più facile, lei è la cocca della professoressa, lei che gli viene anticipato, cioè gli viene detto che tra una settimana ti interroga, invece agli altri no. E quindi mi facevano sentire da sola. E loro, che erano un gruppo a parte, io invece ero l'unica. Quindi quasi queste problemi. Armi in più per loro erano una scusa. Esatto, e quello mi hanno anche fatto stare male, perché già dai genitori che non mi facevano sentire bene, immaginati gli altri che mi puntavano il dito addosso, e il DSA per loro era questo, era una scusa. Certo, qui c'è ovviamente da lavorare molto anche sulle superiori su questo punto. Ovviamente io spero che l'università non ritroverai questa situazione. All'università infatti ho visto, soprattutto, cioè, ti racconto i miei amici che... Loro ne sono a conoscenza di queste problematiche, di chi soffre il DSA e anche altri tipi di comprensioni, attenzioni, e diciamo che loro lo sanno, quindi da questa parte degli amici non mi sentirò discriminata, ma ho un po' paura per i professori, però adesso che mi daranno con la segreteria ci parlo, poi dovrò anche parlare con i responsabili del corso di laurea, poi decideremo quali sono i giusti strumenti, e spero che... non lo so se uguale alle superiori mi daranno degli schemi o mi diranno quali sono gli esami che avrò più tempo, oppure avrò meno esercizi, e questo mi facevano alle superiori praticamente, però ecco, è tutto nuovo qui con l'università, e quindi non so com'è il DSA per l'università, nella mio personalmente, cioè non ho mai vissuto in questo modo l'università, perché lo tenevo nascosto e ho detto: affronto l'università senza il DSA, perché intanto è una scusa quello che pensavo. Però poi al primo anno, passato così, non ho mai avuto un voto che meritava i miei sforzi, e quindi poi è arrivato il secondo anno, altri esami più difficili, e ho detto basta, io vado dalla psicologa, che qua c'è, a parte il problema dello studio, ci sono anche altri problemi che sono aumentati, e questo lei mi ha aiutato a dire: c'hai questa insicurezza, prendila e affrontala e lavoraci, e adesso sto facendo questo. Io ti auguro ovviamente di continuare questo percorso e trovare effettivamente una tua serenità, soprattutto nello studio come abbiamo affrontato ora, ma anche e soprattutto nella vita privata. Io spero che anche i professori ti aiuteranno, sono persone ovviamente autorevoli, quindi immagino che avranno dei strumenti già predisposti. Ovviamente l'università affronta giustamente anche questi temi, e spero che lo faranno nel migliore dei modi possibili anche per te personalmente. Per quanto riguarda i compagni, le superiori sono un momento di svago,
di maturità che in università non c'è più, cioè ci si spera che in università anche i compagni siano maturi da questo punto di vista, dal non discriminare il fatto che magari una studentessa durante un esame viene aiutata più degli altri. È giusto che sia così e deve essere così, punto. Quindi spero che non ritroverai più questo problema anche qui. Infatti, cioè, per quello dicevo che alle superiori le verifiche mi aiutavano, gli orali anticipati, che mi programmavano l'interrogazione, me lo dicevano, questo mi aiutava un sacco. Per quello alcune volte ai miei amici dico mi piaceva alle superiori, sì, perché loro realmente sapevano come stavo e ero io l'unica cieca che non volevo vedere. Adesso per questo che l'università cambia, dopo 3 mesi mi fa l'esame, nell'esame io devo ristudiarmi tutto da capo, il tempo non c'è, quindi vado all'esame metà impreparata. E poi l'impegno era al 100%, lo studio però in effetti era al 50%. Sono venuta qui a Radio Unicam per conoscenze, per un post visto su Spotted, e ho detto perché no parlare dei miei problemi qui, perché forse non sono l'unica che ne soffre di questi tipi di problemi e che voglio anche io far sapere a queste persone che non siete da soli, ci sono pure io, contata, qualsiasi difficoltà che non riuscite ancora a accettarlo, dovete prendere solo il vostro tempo e che piano piano, lavorandoci con gli amici, potete iniziare ad amarvi. Soprattutto è questo la chiave di tutto, è accettarsi ed amarsi così com'è, così come siamo, e che non siete da soli. Qualsiasi difficoltà che affronterete, sicuramente ci sono altre persone che ne soffrono, e solo che non le conoscete. E io con questo bellissimo monologo finale ringrazio Sara e vi aspetto alla prossima puntata di Macino Selvaggio.